Calda poesia o poesia calda? Ho provato a mettere al forno una poesia. Non è mica male, sapete? L'ho vista lievitare piano piano. Si è ingrandita, rosolata, colorata e alla fine si è caramellata. Poi ho aggiunto della frutta ben tagliata. Ho zuccherato il tutto e poi me la sono rimirata. Ma il gusto non l'ho ancora ben capito. Ed ora sono qui che mi domando, ma questa poesia andava messa al forno oppure nel frigo? Forse ho capito male. E queste quattro righe si servono a temperatura ambiente? E senza tante storie. Se a qualcuno piace, meglio così. Ma a chi vorrà solo criticare, provi a scaldarne il microonde, il mare, e poi vediamo se ne sarà capace. Per ora attendo risposta e me la godo, e se volete ridete pure dei miei versetti. Fate come vi aggrada e buonanotte, sognate, ma seriamente. Ma intanto mi domando, ma i sogni vanno serviti caldi, freddi o surgelati? Ma...